Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi vorrei parlare di un argomento molto discusso, ma forse un po' sottovalutato dai cantanti. Alcuni ragazzi cantano troppo spesso con gli occhi chiusi. Questo è un bene oppure non va così bene? Cantare in libertà. A volte capita anche a me di chiudere gli occhi mentre canto e questo mi serve per concentrarmi e per avvolgermi nella musica con la mia voce, insomma, trovo una magia in questo. Se pensiamo, si bacia con gli occhi chiusi quando si è innamorati, quindi credo che chi chiude gli occhi sia spinto dall'amore verso quello che sta facendo, solo che questo a volte ci porta a cantare per noi stessi. Non è detto che se noi ci stiamo emozionando, emozioniamo anche gli altri. Io penso sia necessario raccogliere la musica, quello che abbiamo dentro, dalla nostra anima, sì, però poi farla trasparire fuori attraverso gli occhi, attraverso il viso, attraverso la fronte, attraverso, insomma, la comunicazione del nostro viso. È vero, credetemi, è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con un'annata voglia di fare tuffo giù. Un tratto, qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi portò via dicendomi. È vero, credetemi, è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. Un tratto, qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi portò via dicendomi così. Io non dico di cantare sempre con gli occhi aperti, ogni tanto li possiamo chiudere per concentrarci e tutto il resto, però poi dobbiamo arrivare agli altri, altrimenti se noi cantiamo sempre con gli occhi chiusi, la gente giustamente penserà che noi cantiamo per noi stessi e non sarà più interessata a quello che noi stiamo raccontando. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi, non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.